Siamo con Francesca Schiavone, che questa sera è stata invitata dal Rotary di Varese per raccontare il progetto di riportare il grande tennis in città. Allora, Francesca, che novità ci sono riguardo allo Schiavone Team Lab? Siamo pronti il 16, ossia lunedì prossimo, apriamo per agonisti e professionisti, porto tutti i miei ragazzi, così facciamo una bella settimana di allenamento intensivo nei nuovi campi che abbiamo fatto, sono tre campi in terra, siamo felicissimi. La struttura sicuramente sarà nella prima fase per poi svilupparsi in 9-10 mesi con la seconda fase, dove ci sarà una palazzina ben precisa fatta apposta per i ragazzi, per tutto il mondo giovanile dello sport, e poi alla fine del 2025, correndo, facendo grandi passi, cercheremo di finire tutta la struttura per poter aprire a membri e soci a tutta l'attività che ci sarà, sia giovanile che di attività di tutto genere. Quindi il 16 apriamo per gli agonisti, il 21, che è una domenica, facciamo una giornata con bambini ma anche adulti, che sono importantissimi, perché ho riscontrato nella città tantissima cultura sullo sport, sugli eventi che uniscono anche uno sport uno con l'altro dopo questo periodo di Olimpiadi, che ci ha dato sicuramente a tutti la motivazione per portare i propri figli e la propria attività nella disciplina, nella determinazione, in tutte queste piccole grandi cose nei confronti che ti regala lo sport. E dopodiché invece i bambini inizieranno il 30 settembre a essere con noi, con tutto il primo pezzo della struttura, e poi si crescerà. Senti, un momento straordinario per il tennis italiano. Stai già avvertendo anche a Varese quest'onda che immagino porterà tanti ragazzi a sognare di diventare un Sinner. Sì, sicuramente quando c'è un campione che tira, tra le altre cose, come Yannick, è un grandissimo esempio di vita, quotidiano, ha sempre bellissime parole, sia per i bambini che per le famiglie, questo fa la differenza. È un ragazzo che dà esempio, e devo dire che la città a noi, per quantità di numeri, ma anche mi sorprendo che continuiamo ogni giorno a ricevere telefonate, e quindi a un certo punto dovremo anche chiudere il numero, perché sarà limitato. La struttura nella prima fase sarà composta da 3-4 campi, poi in futuro ne avremo 7, quindi apriremo un pochino di più, ma sicuramente l'attività del tennis, l'entusiasmo che c'è oggi, penso che sia la prima volta che lo vedo da quando ho smesso di giocare. Il tennis di Schiavone Team Lab si inserisce alle bettole vicino al ghiaccio, all'ippodromo. Siamo qui ospiti del Rotary nel Golf Club, c'è il calcio, il ciclismo, il canottaggio. Varese, città di sport che prospettive e future può avere anche in ottica internazionale. Grandi, perché attraverso la cultura dello sport ci si può continuare a confrontare, e questo è importante. Ho grandi contatti sia nel canottaggio che nel basket, continuiamo ad avere, anzi inizieremo a fare anche progetti insieme per il confronto, che è la cosa principale, dove un coach può parlare con, magari di uno sport individuale, può parlare con un coach di uno sport di squadra. Questo qua arricchisce sia loro che noi, come noi che vogliamo mettere a disposizione anche la struttura quando sarà finita per eventuali atleti che avranno bisogno. Quindi sicuramente la città di Varese è cresciuta da questo punto di vista e continuerà a farlo, e poi abbiamo vicino la Valpensa, abbiamo vicino la Svizzera, Milano, sarà sicuramente un punto di arrivo e di appoggio per tantissimi atleti, soprattutto guardando alle Olimpiadi di Milano Cortina, dove noi vorremmo essere una parte istituzionale e un punto logistico dove potersi appoggiare. Al di là del tennis e del tuo progetto, come va la tua vita da varesina? Ti sei già trasferita? Sì, mi sono trasferita, bello, tante sorprese, tanti posti sto cercando. Io amo fare la colazione, quindi arrivo la domenica che ho voglia di sedermi, stare tranquillo, e vedo che voi varesini siete sempre fuori, quindi io non trovo mai il posto
e un po' di pace, però devo dire che la città è super attiva, mi piace questa cosa, mi piace continuare a capire cosa vi piace ricevere anche a voi della città, come vi... come impostate le vostre giornate, che sono sicuramente diverse da Milano piuttosto che da un'altra città, e questo mi permette di capire i tempi, i modi con i quali parlare insieme a voi, anche i metodi molto importanti nella comunicazione e nel da farsi, però crescere.